respirazione cellulare e fotosintesi. È il momento di mettere alla prova, con cognizione di causa, la nostra memoria. Nel prossimo periodo studieremo queste due vie metaboliche e ciò comporta necessariamente uno sforzo mnemonico. Ma possiamo, anzi dobbiamo, aiutare la nostra memoria con elenchi puntati e schemi. In questa lezione cominciamo ad analizzare nel dettaglio la respirazione cellulare. Vi dico già da adesso che qui ci soffermeremo sui primi due step e nella parte 2, la prossima lezione, guarderemo il terzo e il quarto. Respirazione cellulare e fotosintesi, dicevamo. Come? Ne abbiamo già parlato? Beh sì, in due punti del corso, nella lezione 7, all'interno del discorso su reazioni esoergoniche ed endoergoniche, catabolismo e anabolismo, e nella lezione 31, quando abbiamo analizzato le due reazioni totali di queste due vie metaboliche. Vie metaboliche, eh? Capito dove voglio arrivare? Può esservi utile riguardare anche la scorsa lezione, quella in cui abbiamo affrontato proprio il concetto di via metabolica. Poi giuro, la smetto con i rimandi, almeno per un po'. Della respirazione cellulare e della fotosintesi abbiamo studiato le reazioni totali. Significa che non stiamo parlando di reazioni singole, ma di vie metaboliche. Una serie di reazioni consecutive con cui una cellula trasforma un reagente o più reagenti in un prodotto o più prodotti. La reazione totale, per farla semplice, ci permette di fare i conti di tutto quello che c'era prima e tutto quello che c'è dopo la serie di reazioni. Che dite? Partiamo dalla respirazione cellulare? I primi due punti da ricordare della respirazione cellulare sono i seguenti. La respirazione cellulare è una via metabolica che fa parte del catabolismo. Molecole grandi, molecole di glucosio, vengono scisse in molecole piccole, molecole di anidride carbonica e acqua. La respirazione cellulare rilascia energia. L'energia è nei prodotti della sua reazione generale. Nel complesso, quindi, la respirazione cellulare è una via metabolica esoergonica. Ma cosa succede all'energia rilasciata nei prodotti di questa via metabolica? Essa viene immagazzinata nel legame tra il secondo e il terzo gruppo fosfato dell'ATP. Ve lo ricordate l'ATP? La moneta energetica della cellula? La respirazione cellulare esoergonica è accoppiata con la reazione di formazione dell'ATP a partire dall'ADP, endoergonica. Ne abbiamo già discusso nella lezione 31. Ops, un altro rimando. Ok, ci siete con questi due primi punti fermi? Bene, andiamo avanti. La respirazione cellulare può richiedere ossigeno, e in quel caso parliamo di respirazione aerobica, da AER, aria, e BIOS, vita, o non richiedere ossigeno, e quindi in quel caso parliamo di vie anaerobiche, da AN, non, AER, aria, e BIOS, vita. La reazione totale della respirazione cellulare che abbiamo già incontrato, questa, presenta l'ossigeno nei reagenti ed è perciò la reazione totale della respirazione cellulare aerobica, quella che cominceremo a studiare adesso. Di respirazione cellulare anaerobica invece parleremo in seguito. Vedremo le respirazioni anaerobiche e la fermentazione. Mi sono dilungata abbastanza? Beh, credo di sì. Addentriamoci senza più indugi negli step della respirazione cellulare aerobica. Partiamo da uno schema di base. La respirazione cellulare aerobica si divide in quattro step: la glicolisi, la formazione dell'acetilcoenzima A, il ciclo dell'acido citrico o ciclo di Krebs, il trasporto degli elettroni e la chemioosmosi.
ho buttato giù uno schema di base con i vari concetti che è sicuramente necessario ricordare per ognuno dei quattro step. Lo userò come grafiche di riferimento, ma per una visione d'insieme lo trovate già completo, linkato nell'info box. Il primo step, la glicolisi, è l'unico che anche negli eucarioti avviene nel citosol. Una molecola di glucosio, una molecola a 6 atomi di carbonio, viene convertita in due molecole di piruvato, due molecole a 3 atomi di carbonio. Durante la glicolisi, per ogni molecola di glucosio, il guadagno netto è di 2 molecole di ATP e 2 molecole di NADH. Guadagno netto perché la glicolisi si divide in due fasi. Una fase di investimento energetico in cui il glucosio viene rotto, investendo appunto l'energia derivante dall'idrolisi di due molecole di ATP, e una fase di cattura dell'energia in cui per ogni molecola di glucosio vengono prodotte 4 molecole di ATP. 4 molecole di ATP prodotte meno 2 molecole di ATP investite dà un guadagno netto di 2 molecole di ATP. Ecco perché guadagno netto. Vedremo presto anche perché le molecole di NADH, come anche quelle di FADH2 che incontreremo nel terzo step, sono un guadagno energetico per la cellula. Un indizio però ve l'avevo già dato nella lezione 64. Le molecole che trasferiscono elettroni possono trovarsi in uno stato ridotto, ad esempio NADH e FADH2 ad elevato contenuto di energia, e in uno stato ossidato, ad esempio NAD+ e FAD a basso contenuto di energia. Le due molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi negli eucarioti entrano nel mitocondrio. Dal secondo step in poi, quindi negli eucarioti, le reazioni della respirazione cellulare aerobica avvengono nel mitocondrio. Nel secondo step, la cellula trasforma le due molecole di piruvato, molecole a 3 atomi di carbonio, in due molecole di acetilcoenzima A, molecole a 2 atomi di carbonio. Continuo a ripetervi quanti atomi di carbonio ci sono nelle varie molecole che si formano perché è un concetto molto importante e perché può aiutarvi molto a ricordare. Notate ad esempio che in questo step siamo partiti con due molecole che nel complesso avevano 6 atomi di carbonio, gli stessi del glucosio, e siamo arrivati a due molecole che nel complesso hanno 4 atomi di carbonio. 2 in meno del glucosio. E gli altri due atomi di carbonio che fine hanno fatto? La formazione di ciascuna delle due molecole di acetilcoenzima A a partire da ciascuna delle due molecole di piruvato comporta il rilascio di una molecola di anidride carbonica. Ecco, due molecole di anidride carbonica. Eccoli qua, i due atomi di carbonio mancanti. Vediamo il guadagno netto per ogni molecola di glucosio di questo secondo step. Due molecole di NADH. Aspetta Giulia, perché parli di guadagno netto facendo ancora riferimento al glucosio? Perché, per capirci qualcosa, dobbiamo standardizzare in qualche modo. Siccome il glucosio è il reagente di partenza, conviene fare tutti i conti riferendosi all'originaria molecola di glucosio. Come? Avete bisogno di una pausa? Io sì. Gli altri due step li vediamo nella prossima lezione. Nell'attesa, like al video e, qualora foste nuovi, iscrizione al canale per restare connessi con me e con la biologia. E, se ne avete voglia, follow su Instagram Biologia con Giulia per i contenuti speciali e per tutti gli aggiornamenti e le anteprime sulle prossime lezioni del corso. A presto e buono studio a tutti!